prima rassegna morfologica dal titolo I muli del Piave, un evento praticamente unico nel suo genere. Questa una delle novità 2018 della 114esima Fiera Franca del Rosario di Segusino. La rassegna, fortemente voluta dall'amministrazione comunale di Segusino e dalle associazioni organizzatrici della fiera, si è svolta sabato 27 ottobre 2018 ed ha visto come speaker dell'evento il dottor Luca Pauletti, medico veterinario con esperienza internazionale sulla selezione dei soggetti e sulla valutazione morfo-funzionale di questi animali, nonché giudice internazionale e preparatore sportivo di muli da endurance. Questa rassegna è una rassegna veramente interessante perché è la prima in Veneto di questo tipo, cioè esclusivamente per muli, e abbiamo potuto notare oggi le quattro categorie della moderna classificazione dei muli: i muli da lavoro, i muli da trekking, i muli da sella selezionati per sella e i muli da tacchi. Sono i soggetti presentati oggi, sono dei soggetti veramente straordinari sia da un punto di vista morfologico e soprattutto da un punto di vista addestramento. Questo è un momento particolare, la giornata, anche se il tempo non è stato proprio clemente, però una giornata splendida perché siamo riusciti a riunire un gruppo di soggetti interessantissimi e questo ci fa ben sperare, soprattutto per l'utilizzo, il moderno utilizzo che ci sarà, c'è già ma ci sarà ancora di più per il mulo e soprattutto per questo tipo di rassegna che è importantissima soprattutto per queste zone. Il mulo moderno viene utilizzato in modo particolare per il turismo, un turismo equestre particolare con un animale straordinario e particolare proprio per le caratteristiche che ha il mulo. Sappiamo tutti il mulo essere il derivato da un incrocio, non da un meticciamento ma da un incrocio fra la cavalla femmina e l'asino maschio, e questo fa sì che l'animale riunisca le caratteristiche positive sia del cavallo che dell'asino, quindi la rusticità, la frugalità, l'utilizzo in ambienti assolutamente impervi e in ambienti normalmente inospitali per il cavallo, e le caratteristiche anche dell'equitazione, perché il mulo, soprattutto i muli moderni da sella, sono animali che non hanno niente a invidiare ai migliori cavalli che si vedono normalmente in circolazione. Qual è la differenza tra meticciamento e incrocio? Allora, il meticciamento deriva da incroci, cioè da incroci fra soggetti della stessa specie, mentre invece l'incrocio, in questo caso l'ibrido, deriva proprio dall'accoppiare animali di specie diverse. Questo fa sì che ci sia quella esplosione genetica che è il vigore ibrido che solo un animale come il mulo o altri ibridi intraspecifici possono avere, mentre invece il meticciamento si ha un incrocio fra animali della stessa razza e quindi una mescolanza di caratteri genetici però rientranti nella stessa razza. È una differenza sostanziale molto importante. Il mulo è un animale resistentissimo proprio per questo vigore ibrido, è dimostrato anche scientificamente molto resistente alle malattie, utilizza l'alimento molto più degli altri animali proprio per capacità assimilatorie notevolmente diverse. Vedendo questi tre soggetti in questo ring qui mi fa essere, dovrebbe farci essere tutti orgogliosi di avere questa eccellenza. Oggi credo a Fiera Cavalli rari soggetti sono rappresentativi come questi cavalli oggi sono qui da noi, e ringrazio questi allevatori che hanno portato i loro animali oggi in questa giornata, ripeto, pur col tempo inclemente ma giornata stupenda, perché ci hanno fatto vedere quello che possiamo fare.